Ciao, siamo sempre noi, sempre io e Fly, eccoci qui ancora una volta, lui questa volta si è proprio nascosto dietro di me. Siamo pronti per un nuovo viaggio attraverso le nostre fragranze e a proposito di viaggio, io oggi vi voglio parlare di profumi da portare appunto in vacanza, in viaggio durante l'estate. Qualunque sia la vostra meta, se magari è mare o montagna, insomma. E poi magari ci sono più delle fragranze che sono più indicate, magari per il mare, altre più per la montagna, quindi cercate un attimino di regolarvi, magari voi, secondo le vostre preferenze e i vostri gusti. Ma prima di questo, però, una piccola parentesi su due nuovi acquisti che ho fatto ultimamente. Sono due profumini, uno è di Folie Folie e l'altro è di Nani, che non ho mai capito se poi è lo stesso marchio e si divide, cioè uno magari è il fratello, la sorella minore, come vogliamo chiamarlo, però secondo me fanno parte sempre della stessa famiglia. Folie, Folie e Nani. Allora, per la prima volta recensisco in maniera negativa un profumo. Voi lo sapete che è raro che ho fatto delle recensioni negative, raramente, perché tutti gli acquisti che ho fatto, anche quelli a scatola chiusa, tra parentesi, che poi non sono mai a scatola chiusa, perché lo sapete, io me le spruzzo un pochino, poi faccio il giro nel negozio e poi valuto se acquistarli o no. Quel giorno non ho fatto così perché andavo veramente di fretta e ho dato uno sguardo tra praticamente tutti i profumi di Nani e Folie Folie e praticamente con uno sono andata bene, questo Zenzero e Guava, che poi già ce n'ho un altro quasi identico che è oddio, adesso non mi viene il nome. Ultimamente ho dei problemi. Ah, Ginger, ecco, ultimamente sono un po' smemorata. È detto magari in inglese Ginger, però insomma è lo zenzero. Ginger e guava, questo invece in italiano zenzero e guava. Quindi diciamo che già avevo una cosa del genere. Mentre l'altro no, l'ho visto come una novità. E mentre questo mi sono resa conto dopo, in un secondo tempo, una volta arrivata a casa, che praticamente già ne possedevo uno. E questo veramente è stata una delusione unica, ragazzi miei. Cioè, non sa di niente. Che cosa ve lo descrivo a fare adesso, giusto così, tanto per anche per confrontarmi con voi, magari se sapete qualcosa in più, se ho beccato la confezione che magari era fasulla, era scaduta, però è raro che ci sono delle confezioni scadute perché io ho profumi che conservo da anni e quando li vado a prendere per metterli, praticamente sono intatti, il profumo è ancora buono, insomma si sente, e anche della serie di questi profumini qua. Quindi non lo so che cosa è accaduto, era proprio un difetto di fabbrica, non penso neanche che sia il mio naso, magari, no? Perché magari doveva avere una profumazione un po' stonata anche con altri profumi, invece non è così. Non lo so, boh, mi sa quasi di muffa, di antico. Questo è allora, no, ve lo dico perché almeno se siete curiosi andate a sentire anche voi, non dico di acquistarlo, però andate a sentire, poi magari ci confrontiamo, non lo so, ecco, sotto nei commenti con tutta la nostra troupe, la nostra banda, insomma, di amiche che se ne intendono di profumi. È Alma de Caribe. Ecco, Alma de Caribe della Nani, fatemi sapere anche voi. L'altra acquistina, poi è bello che l'ho anche pagato, 3 euro e qualcosa, però vabbè, dico questo non ce l'ho, lo voglio acquistare e praticamente intanto il telefonino che va bene, lasciamolo andare, anche perché. Se diamo retta, insomma, ai rumori, vabbè, ormai non ci fate più caso. Questo lo togliamo, lo togliamo. Tu dove sei? Si vede la coda.
Allora, questo invece è molto buono, molto fresco, anche se già insomma lo conoscevo. C'è questo guava che è praticamente questo frutto tropicale che ci dà tanta freschezza. A me mi dà molta gioia il guava. Ho diverse profumazioni del guava, anche una buonissima, ci sono anche altre note, altri profumi, però è quella mix di Arrogance, mix tropicale di Arrogance che è buonissimo. Lì il guava si sente molto forte. Qui è molto fresco, insieme allo zenzero e volendo anche con il fatto che adesso parleremo di profumazioni da portare in vacanza, anche questo possiamo benissimo inserirlo nelle profumazioni da portare in vacanza, perché no? La boccetta è molto maneggevole, è una fragranza questa anche molto speziata, nonostante c'è il tocco esotico praticamente del guava, è molto speziata, io oltre lo zenzero sento anche del pepe e quindi è una profumazione molto briosa, allegra, gioiosa, insomma, che per le vacanze può andare benissimo sia mare che montagna, più mare che montagna. Sì, sono prettamente marine queste profumazioni che io vi sto presentando, però poi magari lo sapete, insomma, la cosa è soggettiva. Allora, partiamo, sì, ce lo mettiamo questo dopo insieme, partiamo, guardate un po' che bei colori. Non, mi sto rendendo conto solamente adesso che non l'ho fatto apposta, li ho presi così a caso, a naso, e anche il tappetino che sto usando praticamente l'ho preso a casaccio, cioè ne ho presi due, uno celeste e l'altro arancione per il video che girerò dopo e solo adesso mi sto rendendo conto dell'abbinamento che ho fatto. Allora, da quale vogliamo iniziare di questi? Io direi di iniziare da qui Valenza, da questo Magical Neroli, è una profumazione secondo me molto fresca e molto forte come freschezza, perché c'è questo neroli che si fa sentire prepotentemente. Il neroli già lo conosco in altre profumazioni che ho, ma qui si sente proprio il neroli puro, anche se poi ci sono altre note. C'è quel gusto di amarognolo che lo fa sembrare un po' antipatico, però di primo acchito l'ho avuto anche io questa sensazione, però poi passa, insomma, perché c'è anche, adesso ve lo dico subito, il muschio e il mandarino, quindi troviamo anche un'altra nota agrumata, un'altra nota agrumata ma non aspra come il neroli, un pochino più dolce come il mandarino, che insieme alle note muschiate lo fanno così sentire, sembrare, essere più che sembrare una profumazione nella sua originalità ma molto fresca. È un profumo però, allora se andate in vacanza non lo vedo adatto però perché aspettate un attimo, ah, sì, volendo sì, no, perché dicevo, quando si va in vacanza magari si cerca di non portare valigione, grandi beauty case, insomma, mi auguro che non siate di quelli che partono tipo la famiglia Fantozzi con la macchina e soprattutto il portabagagli strapieno. Insomma, una volta ho visto, mi imbarcavo per la Sardegna, ho visto una macchina che veramente, cioè da film o da barzelletta, erano stracarichi, cioè, ma che cosa ti porti? Io capisco, no? Poi soprattutto se hai dei bambini, quindi magari c'è quella valigia in più, però diamine, cioè vai in vacanza, non è che stai facendo un trasloco. Eppure ci sono quelle scenette, no? Tipiche di film anni 60. Sì, comunque, volendo può essere per tutta la famiglia, può essere anche un profumo unisex, perché no? Stavo dicendo anche per i bambini, però proprio bambino o bambino non lo vedo,
già magari per un adolescente, quindi può essere benissimo un profumo unisex da usare per tutta la famiglia. Lui ha cambiato posto, sta di qua, ma penso che a questo punto non lo vediate più. Perché, amore, ti sei spostato? Ma ti vogliono vedere loro? No, niente. Eh sì, perché Fly ha tutto il suo fans club. Ok, quindi è una profumazione che in vacanza potete utilizzarla sia di mattino che di sera. Magari di mattino, non so, se andate a fare una visita turistica nella città, nel paese che avete scelto, oppure lo sapete come lo vedo bene al mattino? Lo vedo bene se avete scelto come località di vacanze la montagna, quindi fare un'escursione. Non lo vedo bene metterlo per andare a mare, cioè a parte che nessun profumo io lo vedo bene per andare in spiaggia, parliamoci chiaro. Magari ecco, potete utilizzarlo la sera se andate a fare una passeggiata, magari, ma in spiaggia non utilizzate profumi perché fa male alla pelle, quindi poi si confonde. Innanzitutto, primo particolare, fa male alla pelle mettere i profumi, mettete l'abbronzante, mettete la protezione e poi magari si confonde anche con le altre profumazioni. E la seconda profumazione che vi voglio consigliare, parliamo di questa, va, prima, da portare in vacanza, è questa Fior di Salina dell'Erbolario. Allora, mentre quella di prima era una body mist, sia questa Magical Neroli che l'altra è una body mist, zenzero e guava, e questo invece è proprio un profumo che sa. È il mare per eccellenza. Non pensate per forza alla salina, anche se poi è stato ispirato alle saline di Cagliari, questo profumo, se non sbaglio, da parte dell'erbolario. È una fragranza comunque che guida tra i sentori agrumati e aromatici della costa mediterranea e fa assaporare anche la brezza proprio del mare. Sapete a me che cosa fa venire in mente? In particolare fa venire in mente l'antemurale della mia città. A me piace passeggiare alla marina della mia città, all'antemurale, soprattutto al mattino presto, quando c'è quella brezza, si sente proprio quel profumo di scoglio, quel profumo di sale. Ecco, Fior di Salina dà quella sensazione proprio lì, te la dà veramente tutta. Questo contiene bergamotto, accordo marino e il galbano, il galbano l'avevamo già detto magari quando proprio vi ho parlato di questo, è un tipo di pianta, vero? Non vorrei sbagliarmi, poi magari ve lo dico. Se a volte mi dimentico di scrivervi, mettere una didascalia, qualcosa che scorre sotto il video, non abbiate a male, insomma, perché ultimamente ho dei problemi con l'editor. Sto usando un altro editor che mi dà ancora più problemi di quello che non funziona più. E quindi sto anche un po' indietro con tanti video perché ci metto addirittura anche 3 giorni per montare un video, mentre prima in un battibaleno, tant'è vero che prendevo in giro anche altri youtuber, spesso e volentieri con alcuni dicevano: ma perché ci metti tutto sto tempo, no? Magari sai quando ti scambi due chiacchiere, due opinioni con altri youtuber, e detto io faccio in 448, ecco, sapete quel detto, è passato l'angelo e ha detto amen, cioè ecco, arrivata la batosta praticamente non mi funziona più quell'editor lì, ne sto usando un altro che, vabbè, lasciamo perdere. Mi taglia, tanto per dirvene una, mi taglia le cose che non mi deve tagliare. Vabbè, adesso mi dilungherei, ecco, insomma, sto veramente molto, ma molto indietro con la registrazione dei video. Vabbè, rimedieremo. Insomma, dicevo, accordo bergamotto, accordo marino, galbano, iris e assoluta di elicrisio.
assoluta di elicrisio, questo elicrisio che anche questo ti dà quel sapore di mare perché mi fa venire in mente quelle piantagioni che ci sono a mare. Anche queste ce ne sono molte nella mia città, soprattutto in Pineta. Quando vado a passeggiare in Pineta sento veramente molto forte questo odore dell'elicrisio. Allora, per ritornare alla grande a parlare ancora di questo, queste note saline acquatiche si uniscono, a proposito di elicrisio, si uniscono ai sentori aromatici e agrumati della vegetazione, appunto, vegetazione che si trova a mare, ecco. Un intreccio, perché voi direte, vabbè, magari chi va in spiaggia dice, ma che vedi la vegetazione in spiaggia? C'è per esempio, soprattutto nel mare, quello dove ci sono i sassi, gli scogli, c'è l'agave, c'è appunto l'elicrisio, ecco, e magari parlo di quel genere di mare, di quelle spiagge lì, ecco. È tutto un intreccio profumato che dà proprio la sensazione di calma e di benessere, proprio delle coste marine, delle coste, praticamente. In particolare della Sardegna, ecco, non so perché. Questa è una profumazione unisex, mentre l'altra, cioè non c'era scritto che era una profumazione unisex, però io ve la consiglio come profumazione unisex. Questa è una profumazione unisex. Quindi sia uomini che donne, ecco, quindi magari nel beauty case mettete questa insieme, magari se volete portarne solo uno, ecco, io ve ne consiglio tre, poi magari fate voi, insomma, non è che dovete portarle tutte e tre, questi sono tre di. Ecco, poi magari, ma poi non è detto che dovete portare per forza uno. Ecco, io vi do delle ideuzze, delle idee, ecco, e questa potrebbe essere una di quelle. In ultimo, dai, sbrighiamoci, altrimenti poi vengono dei video lunghissimi. In ultimo, parliamo di questo Monoi, acqua fresca Monoi, di seta blu. Questo è di seta blu. È una profumazione è molto economica, a parte che sono tutte economiche, lo sapete, poi anche i profumi, tutti i profumi che vi presento io sono tutti economici. Questa è una pura brezza di Monoi, una fragranza dolce e solare nello stesso tempo, dove io ci sento anche del cocco, anche del tiarè, non sento Monoi solo. È un misto, adesso non me lo spruzzo, ma me lo vado a risentire. Lo sapete, questa io non amo molto mettere i profumi dentro casa, però questa è una profumazione che d'estate ogni tanto io mi spruzzo dentro casa perché è molto delicata, ma nello stesso tempo è avvolgente. Come non pensare subito alle spiagge caraibiche quando pensi al Monoi, quando pensi al Tiarè, quando pensi al Cocco, queste spiagge assolate, spiagge immense, quindi la pelle che viene illuminata dal calore del sole, proprio quelle note sognanti, quelle note che danno calma, che danno gioia, che fanno proprio venire in mente l'estate con la sua esplosione, quindi la spiaggia, il venditore di cocco che passa, il rumore delle onde. La profumazione del Monoi secondo me è poesia pura, cioè perché ti vengono in mente tutte queste cose. Poi magari, che ne so, puoi stare benissimo a Ostia, Fregene, Fiumicino, Maccarese, come diceva una famosa canzone, ve la ricordate? Ostia, Fregene, Fiumicino, Maccarese, Maccarese, rifacevo un po' la Macarena, me la ricordo, negli anni 90 andava di moda.
Che poi la sto cercando all'impazzata su YouTube, ma non la ritrovo questa canzone. Niente. Cosa stavo dicendo? Ecco, puoi stare benissimo su queste spiagge qua, a Focene, magari, ecco chi è della mia zona, anche a Santa Marinella, Santa Severa, la Dispoli, ecco, in queste zone di Mare Quater, Quinia Lido, Civitavecchia, via dicendo. E pensare invece, chiudere gli occhi e pensare di stare su una spiaggia delle Maldive. Bello, veramente molto poetico, molto sognante. Comunque, buonissimo. Ecco, queste sono le profumazioni che vi ho presentato quest'oggi. Mettiamoci anche questa, l'altra l'ho proprio eliminata, proprio bocciatissima l'altra. Quattro profumazioni che vi ho presentato che sono adatte magari all'estate da portare in vacanza con voi, dovunque voi andiate. Quindi buona vacanza a tutti, io vi ringrazio per avermi ascoltato ancora una volta, mi mando uno smack grande grande, ci ritroviamo al prossimo appuntamento sempre qua sul nostro canale. Non dimenticate però pollice in su, lasciate il pollice, iscrivetevi, condividete i nostri video se magari vi piacciono, in questo modo farete crescere il nostro canale e lo farete conoscere anche a tutti gli altri vostri amici, perché no?